Ciao a tutte! Dunque, in questi giorni non potevo fare video, ma ho accumulato un po' di pacchi che ho ricevuto. Sono tutti pacchi piccolini piccolini. Allora, ho ricevuto... Non credo che vi interessi, comunque ho ricevuto uno scatolone con 100 di queste buste che le avevo finite. Poi ho ricevuto... Vi ricordate che nell'ultimo video acquisti, sì l'ho aperta bene, che nell'ultimo video acquisti avevo comprato delle cose da Martha Stewart ma non erano tutte? Bene. Ma perché mi arrivano i messaggi sempre mentre faccio il video? Questa è l'ultima parte, almeno penso, sì, dovrebbe essere tutto. E questi sono brillantini, ci sono i brillantini bianchi grandi, quelli... questi sono medi e questi sono più piccoli. Vabbè, questa è colla ma non mi interessa. E... quelli bianchi sono sempre molto belli nella resina, stanno molto bene con qualsiasi colore eccetera, quindi mi piacciono molto, anche perché i miei non so dove siano finiti. Poi mi è arrivato questo, non posso farvelo vedere bene e adesso capirete perché. In questa busta mi è arrivato, vabbè, c'è questo inchiostro per timbri, ma soprattutto, ve lo giro al contrario, questo timbro. Visto che quando spedisco i pacchetti ogni volta devo scrivere il mio nome, indirizzo, eccetera, l'ho scritto più o meno 6 milioni di volte in vita mia e non ce la facevo più, ho comprato un timbro con mio nome, cognome, eccetera, l'indirizzo, quello da mettere sui pacchi. E quindi finalmente potrò evitare di scriverlo ogni volta e di diventare matta. Questo, allora, quello l'ho comprato su Amazon dal sito di Martha Stewart e questo avevo scritto timbri personalizzati, il primo sito era... Mister Timbri, credo, qualcosa del genere, sì. E costava 10 euro un timbro personalizzato, quindi mi è arrivato il giorno dopo in cui l'ho comprato, quindi perfetto. Infine, per oggi, questo pacchetto dalla Corea, che poi l'ho comprato da eBay. Io ho scritto Molang Stickers su eBay, ho guardato i vari risultati e questo mi piaceva. E li ho pagati, boh, 4 euro tipo. E adesso ve li faccio vedere, sono bellissimi tantissimi, sono tutti trasparenti, sono perfetti per la resina. Allora, ci sono questi con Molang tipo al parco eccetera, che carino ciccione. Questi con il tema della scuola e del cibo, che carino questa, oddio muoio. Poi questo, oddio, con il tema del sonno e del cibo. Oh mio Dio, no, vabbè, il dango di Molang, potrei morire, sono troppo belli. Poi questi con varie espressioni eccetera, quanto è carino. Oddio, no ragazzi, mi fa impazzire Molang. E poi queste più semplici, guardate che carino, sono tantissime, erano tutte in un'inserzione, tutte insieme, sono stupende e non vedo l'ora che mi arrivi la resina. Mi sono arrivati altri due pacchetti, però prima volevo farvi vedere un paio di cose sempre creative che ho comprato dal vivo, diciamo. Dunque, questo stampo con i pezzi di puzzle e mi sembra abbastanza lucido, quindi non dovrebbero venire particolarmente opache le creazioni in resina. E l'ho comprato da Ricci Casa, che vende mobili eccetera, però vende anche oggetti per la casa, e c'era questo stampo, e c'era anche uno stampo con delle frecce, ma non mi piaceva, e era in offerta e costava 1,19 euro, quindi va bene. E queste, che sono delle spugnette per trucco molto morbide, le ho comprate all'OVS, le ho pagate parecchio queste, in realtà tipo 4 euro. Però voglio farci un video per fare uno squishy fatto a mano, lo farò sul mio canale principale, visto che i video degli squishy, i tutorial sugli squishy li faccio lì. E adesso sono divise queste spugne, però appunto le voglio incollare, ci metto un bastoncino, magari un fiocchettino e ci faccio uno squishy lollipop fatto in casa. Per i pacchettini, allora, questo piccolo con dentro... questo incarto molto professionale. Questo scusate un attimo, c'è qualcosa che non mi quadra. Mi sono appena dato lo smalto e quindi sto cercando di essere più delicata possibile. Ah, ecco, ora sì. Questo si svita, si riavvita dall'altra parte, se ci riesco magari.
Sta a vedere che ho beccato l'unico difettoso che c'era. Ah no, semplicemente lo stavo avvitando alla parte sbagliata. E c'è questo piccolissimo trapanino, come si può chiamare, non so. Vabbè, comunque è minuscolo, come vedete. Ed è per fare i buchini alle creazioni in resina, per metterci i gancini. Così magari uso le semplici viti che uso anche per le creazioni in fimo. E visto che la resina quando è dura, è molto dura, non sapevo proprio come farci buchini, quindi ho comprato questo. Non mi ricordo su che sito, l'avevo visto da un video di una ragazza spagnola. E sulla posta, sul pacchetto non c'è scritto. Cioè c'è scritto l'indirizzo, ma e niente. L'altro pacchetto invece è quello che stavo aspettando da tanto. Sono gli stampi per la resina. Allora, io avevo ordinato sempre da Rockstar Hottie questo pacchettino. Ci sono dentro, avevo pagato tipo, non mi ricordo quanto, facciamo $10 per un pacco con 10 stampi, non mi ricordo, non erano 10 stampi, erano di più. E lei mi dava 10 stampi a caso, e poi vabbè, si pagava la spedizione un tot perché sono in Italia, ma li ho già guardati e purtroppo devo dire che non farò un altro acquisto del genere, perché gli stampi casuali purtroppo è facile che ti arrivino stampi che non ti piacciono. Quindi prima vi faccio vedere quelli che ho ordinato e che ho scelto, e poi vi faccio vedere quelli lì. Allora, ho comprato questo, che lo volevo da tanto, sono stupendi. Guardate che carine queste faccine. C'è il coniglietto, l'orsacchiotto, il gattino e il coniglietto col fiocco, sono bellissimi. Poi questa, la chiave di Card Captor Sakura, o pesca la tua carta Sakura, quando lo guardavo io da piccola. Momento, sto cercando di capire se c'è altro. Questo, questi sono i due omaggi, che sono i due delle spille di Sailor Moon. E mi ha dato questa perché ha capito che mi piace Sailor Moon, perché ho comprato questa cosa enorme, enormissima. Eccola. Cioè è una cosa gigante, infatti l'ho pagata anche tipo $20. È stupenda. Allora, una alla volta, cioè. Che accidenti è questo? Ah, è la punta del bastone di Sailor Pluto. Quelle che conoscono Sailor Moon sapranno di cosa parlo. La sagoma di Sailor Moon. Questa è questa spilla in versione gigante. Alla faccia del gigante, tra l'altro. Questo cuoricino col fiocco, che in realtà non c'entra una cippa, però vabbè, posso somigliare a Sailor Moon. Questa è la sagoma di Sailor Kibiusa. Questo è lo scettro lunare. Questa è una delle altre spille, penso della terza stagione forse. Queste due sono sempre queste in versione minuscole. Questa, non me lo ricordo, lo stesso. Questa è la spilla della prima stagione. E qui c'è... Ci sono Sailor Moon con la luna dietro e Sailor Moon con la luna dietro in rilievo, tipo. E sono bellissime. Non vedo l'ora di usarle. E ok, e questi sono quelli che ho ordinato e pagato. Vabbè, anche questi li ho pagati, però diciamo che fanno quasi tutti schifo, dai. Allora, adesso ve li faccio vedere tutti. Allora, qui ci sono... Cioè, allora, per farci capire... Ce la farò, eh? In un qualsiasi tipo di cameo ci va dentro un qualcosa per decorarlo. E questi appunto sono per decorarli. E sono vari ovali con unicorni, cuori, dei corpetti, delle trilli. Questa sembra Aurora, Ariel, Belle. Cosa che io non userò mai, lo so benissimo. Questo credo che sia un UFO, un'astronave con un cuoricino. Questa è una luna con delle stelline, un pallino, non capisco bene. Questo è un cameo con la cornice e delle pistole. Non so se sembra una caramella, penso che sia un pianeta. Questo è veramente inquietante, è una bara con dentro il buco appunto per metterci questi qua. Che tra l'altro è troppo piccolo quel buco. Altri... Così per cameo, questi più grandi con il corpetto, unicorno, tutte cose che non userò mai. Questo è topolino, ma non capisco cos'è questa forma strana.
un cameo minuscolo. Questo è carino, ma è minuscolo, boh. Non so cosa me ne potrei fare. Poi, altre cose per cameo, questi sono giganti. Ah, un altro cameo minuscolo, è uguale a questo. Sempre quello di Sailor Moon, vediamo se è uguale. È di una dimensione diversa, bene, bene. Questo allora mi piace. Questo idem. È... no, è uguale a questo. Questo è uguale, ok. Una granata. Una bomba a mano. Poi un cameo con delle rose intorno. Un altro cameo. Ve l'ho detto, sono tutte cose per cameo. O forse non ve l'ho detto, vabbè, l'ho pensato. Una cosa per cameo con un fiocco di fiori, un po' strano. Questo è carino, la faccia di un unicorno. E gli ultimi due. Il coso per il cameo con Malefica. E questo è orribile, scusate, ma proprio mi fa schifo. Il coso per il cameo con intorno i teschi. E niente, la maggior parte di questi qui mi facevano abbastanza schifo. E quindi niente, e non so esattamente cosa me ne farò. Comunque vabbè, il video acquisti di questo mese è finito e spero che vi sia piaciuto e io vi saluto. Ciao!